Ciao amici, buongiorno a tutti. È lunedì, ma non è una tragedia. Oggi poi è anche festa, ci va ancora bene, dai. Allora, iniziamo la settimana insieme, che ne dite? Prima cosa, ho una notizia importante che voglio condividere perché mi ha un po' allarmato e bisogna correre ai ripari. Con il clima pazzo e le temperature elevate anche fuori stagione, si sta manifestando un boom di insetti chiamati dalla stampa alieni, perché non fanno parte della nostra fauna storica e possono provocare un alto rischio di reazioni allergiche. Io non sono allergica, ma ho delle reazioni molto forti, molto fastidiose. Le punture causano una reazione infiammatoria perché gli insetti, quando pungono, rilasciano sostanze irritanti. E se oltre a irritarsi nella zona della puntura l'organismo non riconosce queste sostanze aliene, si può manifestare una vera e propria reazione allergica. E con questi insetti alieni bisogna fare ancora più attenzione. Quindi occhio a zanzare, api, vespe, calabroni, ma anche ragni, cimici, pulci e zecche. State attenti, non sottovalutate questo aspetto. Se oltre al prurito e al bruciore locale avvertite anche un calo di pressione, brividi, eccessivo caldo o freddo, è probabile che ci sia una reazione importante in corso, quindi rivolgetevi subito a una struttura di soccorso. Se sospettate di essere allergici, andate subito a farvi fare le analisi del sangue per avere una certezza. In ogni caso, adesso voglio darvi subito le mie strategie per proteggervi dagli insetti in modo naturale, così vi fate trovare pronti. Vi faccio vedere qui un mio breve video dove spiego come fare. Guardiamolo insieme. Ecco come tenere lontane le zanzare e togliere il prurito delle punture di insetto in un modo completamente naturale. Per allontanare le zanzare si prendono 50 ml di olio di jojoba o di calendula e si mettono 10 gocce di olio essenziale di geranio e 10 gocce di olio essenziale di citronella. Si ottiene così una miscela da applicare sulla pelle e consiglio di riempire delle bottigliette piccole, così si possono portare con sé per applicare spesso l'olio. Perché, non essendoci nessun aggrappante chimico, l'effetto dura un paio d'ore, non di più, e quindi si può ripetere tranquillamente l'operazione, così la pelle rimane anche bella lucida e idratata. Per le punture di insetto invece bisogna avere sempre con sé una bottiglietta di olio essenziale di eucalipto. È efficacissimo, fa scomparire subito il prurito e anche il gonfiore. Ne basta una goccia sulla pelle, puro, direttamente sulla puntura di insetto. Come dico sempre parlando di salute naturale, tutto ciò che si mette sulla pelle penetra all'interno e in linea teorica bisognerebbe anche poterlo mangiare. Quindi non credo che ci mangeremo volentieri i vari repellenti in commercio. Mentre un po' di olio vegetale e un po' di oli essenziali ci possono fare solo bene. E la prossima settimana invece di cosa ci parli? Mercoledì, per il video di motivazione e crescita personale, voglio descrivervi le mie strategie per avere più tempo e vivere meglio facendo comunque tante cose. Domenica, per il video di salute naturale, vi stupirò con un menù che metterà tanti cuori in pace. Sono i miei 3 panini della salute. Ma non ci dai un esercizio questa settimana per il nostro benessere? Brava, bene, vedo che anche per te non è mai vacanza per la salute naturale di corpo e mente. Anch'io sono come te. Lo so. Il mio esercizio è questo. Visto che parliamo di ottimizzare il tempo, osservate e annotate quanto tempo dedicate in una giornata alla vostra vita interiore, con meditazione, letture, riflessioni profonde, e quanto tempo dedicate alla vita esteriore, con attività, impegni. Poi osservate e annotate quanto tempo dedicate a voi in una settimana e quanto tempo dedicate agli altri, giusto per essere pronti al video di mercoledì su come gestire meglio il tempo.
tempo. A proposito di gestire il tempo, vi voglio informare che, come ogni anno, organizzo delle vacanze benessere per trascorrere un po' di tempo insieme in modo piacevole e rigenerante all'insegna del benessere. Quest'anno sarò con voi per 5 giorni, dal 12 al 17 agosto a Salso Maggiore Terme, per fare meditazione, alimentazione sana, naturopatia, massaggi, bagni termali, fiori di Bach, coccole e tanti abbracci. Che bello! E dal 2 al 16 settembre sarò in India, in un meraviglioso resort ayurvedico affacciato sull'oceano indiano. E chi vuole venire insieme a me è benvenuto. Un sogno? No, una realtà. Basta che mi contattiate via mail all'indirizzo nell'info box qui sotto. Bene, anche oggi è arrivato il momento dei mi piace. Siate generosi, fanno crescere il mio canale. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E poi condividete, iscrivetevi al canale con il classico click e attivate le notifiche. E noi ci vediamo presto, qui sul canale, naturalmente. Buona settimana a tutti, ciao! Ok, bye!